Ciao, oggi vi presento la mia macchina per il pane, Pane Express 750 dell'Ariete, e prepareremo il mio primo pane. Questa macchina, che non l'ho acquistata ma l'ho comprata con i miei soldini, e l'ho pagata solo 15 euro perché l'ho presa con i punti del gasolio. Quindi Eric si è rifornito e ha accumulato punti, c'erano dei premi, abbiamo scelto questa. È comodissima per preparare tante belle ricette di pane, man mano le conosceremo insieme, e soprattutto, oltre al pane, indovinate un po', prepara anche lo yogurt e le marmellate. Queste ancora le devo sperimentare, però il pane, al momento che sto registrando, e ho preparato quello che vedrete nel video, e ne ho preparati tanti altri, tutti buoni. Allora, la macchina è rifornita di tutti gli attrezzi. Abbiamo il misuratore per l'olio, il sale e zucchero, insomma, e poi abbiamo il misuratore della farina, che io utilizzo anche per misurare i semini che di solito si usano per il pane, e poi abbiamo questo attrezzo che ho visto in altre recensioni, molti si chiedevano ma che è sta cosa, e poi lo capirete. La pecca di questa macchina per il pane è praticamente non quello che avete visto, ma il motivo per cui lo andremo a utilizzare. Ecco, questa è l'unica pecca, altrimenti è una macchina super veloce, super comoda, efficace. Purtroppo però il pane viene tutto tipo pane in cassetta, perché questa forse è la seconda piccola pecca, diciamo così, perché praticamente è 750, però se voi decidete di acquistare questa, sappiate fin dall'inizio che il pane sarà, non dico poco perché è giusto, però sarà solo di un'unica forma, praticamente come il pane in cassetta. Allora, non vi do tutte le istruzioni, vi dico solamente che praticamente ci sono vari tasti anche per selezionare non solo il peso desiderato, se volete farne naturalmente di meno di 750 grammi, ma anche i tasti per selezionare la doratura, cioè se si vuole ottenere una doratura lieve, media o intensa. La doratura praticamente si imposta con alcuni tasti, poi c'è il tasto anche per mettere o pane veloce oppure pane a lunga cottura. E il bello sta anche nel fatto che praticamente ci mette poco per impastare, poi c'è un fischio che avvisa che inizia la lievitazione, e un altro fischio che ci avvisa quando inizia la cottura, e poi il terzo fischio finale, il suono che ci avverte praticamente che è pronto il pane e possiamo gustarlo. Poi magari negli altri video vi darò altre informazioni, quindi mi raccomando, continuate a seguire. E adesso siamo pronti proprio per preparare il pane. Iniziamo dall'olio extravergine d'oliva, vedete il dosatore? Andremo a mettere 2,5 misurini di olio extravergine d'oliva. Io che faccio i segni tipo Gigi Proietti in Pietro Ammicca. Il sale e lo zucchero. Lo zucchero è opzionale. 2 misurini piccoli di sale e 1 di zucchero. E adesso è il momento della farina. Anche qui abbiamo il misurino adatto.
Ho messo due misurini, poi in altri video vedrete altre dosi. Lievito di birra. Adesso non iniziate a dirmi: ah, devi dare le dosi. Allora, qui le dosi le do in base al misurino che è in dotazione di questa macchina PanExpress 750. Siete concordi? Penso la maggior parte di voi. Non posso darvi, non so, le misure, praticamente i grammi di una ricetta qualsiasi che magari ho letto su un giornale o ho visto su YouTube. Ecco, quindi in base a quello che serve per questa specifica macchina per il pane, ok? Ci sono tutti i tasti, tutti i bottoni giusti per impostare. Quel giorno abbiamo messo 2 ore e mezza circa. Ed eccolo pronto il pane. Vedete quanto è piccolo il contenitore? Oh, adesso si svela il segreto a cosa serviva quel gancio a tirare fuori questo aggeggio di plastica, questa specie di elica. Ho visto varie recensioni su YouTube, c'era un ragazzo disperato che non capiva. Praticamente questo aggeggio si trova all'interno del cestino e per tirarlo fuori ci serve appunto il gancio che avete visto. E il pane, diciamo esteticamente, con quel buco nella pancia non è che sia poi tanto bello, però l'importante è che funziona la macchina, viene fuori un pane squisito, profumatissimo, croccante al punto giusto. E la forma, ve l'ho detto, è sempre questa, tipo pane in cassetta. Prossimamente su questi schermi vedete altri video, vi darò altre ricette, altri tipi di pane, così potete un attimo sbizzarrire. Non solo con questa macchina per il pane, ma magari se volete farlo anche nel vostro forno di casa, vi do alcune ideuzze. Guardate, ha tutta la crosticina croccante, poi la mollica è morbidissima. Il sapore non è del pane in cassetta, è solo la forma, quindi solo l'estetica. E poi il sapore ha il sapore del pane e quando mettiamo, come vedrete, appunto, altri ingredienti, acquisterà anche il sapore degli altri ingredienti che andremo a mettere. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se magari la possedete anche voi questa macchina, come funziona, come vi siete trovati. Scambiamoci qualche ricetta e poi magari in futuro condivideremo, ci proveremo anche a fare la ricetta del pane, del pane, cioè della marmellata e dello yogurt. Ok? Vi lascio un kiss, voi lasciatemi un like se non siete iscritti, mi raccomando fatelo. Sfogliate tutte le nostre playlist, poi creeremo proprio una playlist anche per il pane, in modo che così potrete trovare tutte le ricette adatte proprio in quel contesto, in quella playlist. Al prossimo appuntamento!